Betty Curtis, una delle maggiori esponenti della nobile e dotta categoria dei cantanti urlatori, si è recata allo zoo di Roma per adottare una piccola orsacchiotta che risponde, quando gliene va, al nome di Lanca. L'accoglienza dei bestioni alla esimia artista è stata più che cordiale, affettuosa. In Betty Curtis tutti hanno visto una degna continuatrice del caro Tarzan, il primo grande urlatore della storia. La meno entusiasta di tutti è stata proprio Lanca. Mite di natura, sopporta tutto, sopporta la prigionia, sopporta la bavarola, ma non ha sopportato gli strilli laceranti di Betty. A tutto c'è un limite. Giunta all'ennesimo urlo, il plantigrado si è diretto deciso alla sede della protezione animale. Denuncerà Betty Curtis per sevizie canore.